Innanzitutto direi che è un modo un po' atipico, anche se altri comuni l'hanno anche fatto, il comune di Castagneto, di festeggiare il 4 novembre, anche se non è un festeggiamento, perché la fine di una guerra non è mai un festeggiamento, è un momento di, come dire, in cui una popolazione riesce a riprendere fiato, non c'è molto da festeggiare, soprattutto dopo la prima guerra mondiale, che è stato uno dei più grandi massacri della storia universale. Io però questa sera volevo innanzitutto ringraziarvi per questa numerosa partecipazione, pure in una serata così brutta e piovosa, e insomma è anche il momento per ricordare anche quelli meno fortunati rispetto a noi, le popolazioni del Veneto e della Sicilia, che hanno avuto tutti questi morti per questi disagi atmosferici. Quindi vi ringrazio di essere qui a ricordare, diciamo, un evento nefasto, per guardare con più serenità al futuro. Però, se mi permettete, vorrei ringraziare moltissimo Marco per quello che ha fatto e che fa. Marco è una persona, è un volontario nel vero senso della parola. Io, lo sa la mia amministrazione, che saluto e ringrazio, qui c'è il consigliere Ferrero, c'è la vice sindaco e c'è anche il capogruppo di minoranza Serlega, e saluto e ringrazio anche, beh, c'è anche una consigliera, Maria Cristina Turinetti, e anche ringrazio la Proloco di essere qui variamente rappresentata, soprattutto dal presidente De Giorgi e gli alpini con Walter Lana. Quello che dico è che Marco è un vero volontario. I volontari sono quelli che, chiedendo pochissimo, danno moltissimo. Questo è mediamente l'assioma del volontario. E Marco questa sera ha fatto ha organizzato per noi, per il comune di Lauriano, ma per tutti noi, una bellissima serata. E devo dire, io gli sono particolarmente grata e gli sono particolarmente vicina, anche perché l'ha fatto in un momento di grande difficoltà personale. Noi sappiamo il lutto che l'ha colpito, e vorrei in questo momento ringraziarlo per quello che ha fatto questa sera e dirgli che tutta la comunità di Lauriano lo ringrazia per quello che fa, ma gli è anche molto vicina per il lutto che ha subito. Quindi chiederei di fare un grande ringraziamento e un grande applauso a Marco. A chi non ha ovviamente impedimenti fisici a farlo, di volersi alzare in piedi per ascoltare assieme il canto degli italiani. Thank you.
4 novembre di esattamente 100 anni fa, con l'unica differenza che quel giorno cadeva di lunedì, la nota all'epoca, oggi forse chiamata più frequentemente Prima Guerra Mondiale, aveva finalmente termine con una vittoria degli alleati di cui faceva parte anche l'Italia. Le operazioni in realtà potevano dirsi già concluse da qualche giorno, perché ormai l'esercito austro-ungarico era completamente in rotta, ma con una serie di artifici diplomatici e amministrativi l'Italia ottenne di dilazionare la firma dell'armistizio ancora di qualche giorno per poter dilagare nel territorio austro-ungarico e raggiungere delle zone territoriali che evidentemente già si immaginava che difficilmente ci sarebbero state consegnate ai tavoli di pace se non l'avessimo conquistate davvero giungendo fin lì con l'esercito. Occorre secondo me chiarire un punto prima di iniziare il percorso che adesso faremo, che idealmente ci conduce dall'inizio della guerra fino alla sua conclusione, ed è che gran parte della storiografia, non dobbiamo dimenticare che il 50° anniversario della vittoria cade esattamente nel 68, un anno che ha delle connotazioni politiche molto particolari, in cui gran parte degli eventi storici che riguardavano il paese sono stati rivisti alla luce delle tendenze politiche del periodo. Quello che dobbiamo tenere presente, dicevo, è che nonostante oggi ci sia una convinzione molto diffusa che i soldati che presero parte a questa guerra fossero dei poveri contadini che non ne sapevano nulla, non avevano nessuna intenzione di prendere parte al conflitto, che fossero stati spediti controvoglia in posti che non avevano mai visto e via dicendo. Questo è senz'altro vero, almeno per le ultimissime fasi della guerra, in cui ormai si prendevano tutti, anche ragazzini di 17 anni, la famosa classe del 99, e anche soldati di statura bassa e bassissima, che inizialmente erano stati riformati in quanto ritenuti non adatti al combattimento. Ma in tutte le fasi precedenti, e soprattutto all'inizio, la guerra fu combattuta in larga parte da professionisti e da volontari, che partirono convinti che fosse una cosa meravigliosa fare questa guerra, non vedevano l'ora, e come fa notare il direttore del Museo della Guerra di Rovereto, questo consenso alla guerra era assolutamente trasversale a tutte le fasce di popolazione di reddito italiani. C'era veramente la convinzione che fosse una guerra bella e necessaria. Se non capiamo questo, non riusciremo a capire gran parte delle liriche che andremo ad ascoltare e non riusciremo nemmeno a spiegarci come è possibile che dopo una guerra così disastrosa, pochi anni dopo ci troveremo di nuovo in conflitto, prima con la guerra d'Africa e poi con la Seconda Guerra Mondiale. Veniamo però all'inizio del conflitto, il 24 maggio 2015, qualcuno di voi era qui in occasione del centenario perché l'abbiamo ricordato in maniera simile a quanto faremo questa serata, con l'attraversamento del Piave inizia l'Italia, scende in guerra ed iniziano le operazioni belliche. Gli austriaci avevano quasi rinunciato a difendere i territori contesi dagli italiani in quanto erano già occupati su due fronti, e il terzo fronte italiano veniva considerato come perso in partenza, per cui fondamentalmente arretrarono e si attestarono sui vecchi confini ottocenteschi. L'Italia non seppe approfittare di questo vantaggio iniziale, raggiunse la conca di Cortina da un pezzo, dove si attestò, cominciarono a stabilire collegamenti, rifornimento viveri, eccetera. Gli austriaci si accorsero di questo temporeggiamento italiano, fortificarono le alture e cominciarono a sparare sui loro stessi forti di Cortina d'Ampezzo, e il vantaggio iniziale italiano, noi potevamo tranquillamente sfondare e giungere fino al Brennero senza quasi trovare nessuna resistenza, questo vantaggio lo perdemmo immediatamente e ci trovammo quasi subito bloccati in una guerra in cui ci si fronteggiava tra trincee ed alture. Proprio di questo bombardamento di Cortina ci parla il primo brano, che si intitola per l'appunto Bombardano Cortina, è cantato dal coro della Società degli Alpinisti Tridentini, un coro molto celebre che credo esista tuttora. Sono liriche scritte direttamente dai soldati sul campo, per cui la qualità è abbastanza disomogenea, ci sono alcuni passaggi che onestamente non hanno un grande lirismo, e secondo me il coro della SAT intelligentemente
le condensa e salva il salvabile da una canzone che ha dei punti, insomma, non proprio eccelsi. Sentiamo Bombardano Cortina nell'esecuzione del coro della Sa. Si tratta di Sul Cappello, che ovviamente è un primo omaggio alle truppe alpine e dei numerosi che faremo stasera. Gli alpini, visto appunto che il fronte italiano, a parte il Carso e altre zone ovviamente, ma era in gran parte arroccato sulle alture, le truppe alpine furono assolute protagoniste del conflitto. C'è da dire subito che gli alpini erano molto molto ben voluti dai cittadini di Fondovalle, perché questa strategia italiana di fare trincee e barriere in altura protesse i valligiani, che poterono continuare a coltivare i campi e ad allevare il bestiame senza dover essere mandati lontano dalle zone di guerra, come era viceversa accaduto comunemente su altri fronti, quali quello francese eccetera, in cui la popolazione civile era stata smobilitata e allontanata, con conseguenze economiche che possiamo facilmente immaginare. Questo canto era originariamente solo del terzo battaglione alpini, poi è diventato talmente celebre da essere oggi considerato il canto degli alpini per antonomasia, per cui addirittura un verso è stato cambiato, dove dice il terzo alpin, adesso si canta il corpo degli alpin tutti insieme. Noi ascoltiamo una versione d'epoca in cui c'è ancora il passaggio originale, il terzo alpino. Yeah.
qualcuno tra voi si sia mai chiesto se esistono vere incisioni sonore dei suoni reali della Grande Guerra. Di filmati ne esistono moltissimi, senz'altro ne avete visti anche voi in qualche documentario, ci sono migliaia di metri di pellicola girata che riprendono effettivamente le battaglie e le operazioni militari. E come stiamo vedendo, anche la tecnica di incisione sonora era decisamente avanzata, e, insomma, persino potremmo dire di buona qualità, visto che si tratta di incisioni di 100 anni fa. E la risposta in realtà è forse, perché esiste solo un unico disco che è stato veramente inciso sui campi di battaglia, precisamente ha ripreso dal punto di vista sonoro un bombardamento di bombe a gas inglesi in territorio francese. Questo disco però è stato più volte riconsiderato dai tecnici, inizialmente si dava per scontato che fosse autentico, poi si è passati a credere che fosse un artefatto ricostruito in studio. Adesso si è arrivati a una versione intermedia in cui si pensa che ci sia una base registrata effettivamente dal vivo con sovrapposti degli effetti per renderlo più spettacolare realizzati in studio. Non esiste null'altro, questa è l'unica registrazione più o meno vera del suono effettivamente delle battaglie e delle operazioni militari. Ci sono però delle incisioni di poco successive che in un certo senso possono darci la misura di quello che si cantava, di quello che si faceva in trincea, e sono i cosiddetti canti di combattenti, dei dischi in cui dei reduci della guerra si ritrovavano e cantavano alcune dei canti di guerra, dei canti di trincea, con cui cercavano un po' di passare il tempo tra una battaglia e l'altra, perché comunque la vita di trincea era fatta sì dal momento spaventoso e anche eccitante, se vogliamo, della battaglia, ma poi era anche fatta di tempi morti lunghissimi e anche di una noia micidiale di cui spesso leggiamo nelle lettere e nei diari di guerra che ci sono rimasti. Ascoltiamo un primo di questi canti, ne ascolteremo poi anche altri. Si tratta della tradotta che parte da Torino. Come vedrete il linguaggio è completamente diverso, non ci sono più queste liriche anche un po' enfatiche che esaltano il battaglione, il corpo a cui si appartiene. Si parla del Piave come del cimitero della gioventù, proprio in maniera palese. E questa tradotta che parte da Torino e che a Milano non si ferma più sta proprio a indicare il fatto che inizialmente i soldati raccolti con la leva venivano mandati nelle caserme di Milano per completare l'addestramento formale e poi da lì inviati al fronte. A un certo punto il numero di morti fu tale che non c'era neppure più tempo di questo breve addestramento, i soldati venivano mandati direttamente in prima linea dove imparavano direttamente sul campo quello che dovevano fare. Della canzone esistono tantissime versioni a seconda del distretto in cui veniva cantata, c'è per esempio anche la tradotta che parte da Milano, a Verona non si ferma più, man mano che ci si spostava verso est si trovava una città intermedia per dire non ci hanno neanche mandato un attimo in caserma, siamo finiti direttamente al fronte. Come sentirete, quasi non serve che ve lo dica, anche le voci non sono quelle belle del coro della SAT. Si tratta veramente di militari in congedo che hanno anche un accento regionale molto forte, che tra parentesi è il nostro, sentirete un accento piemontese ben marcato. La tradotta che parte da Torino. Ah, di là.
Operazioni militari per fare un piccolo inciso in cui ascolteremo due canzoni del repertorio popolare allora in voga. All'epoca c'erano i Café Chantant, i Tabarin, due modalità di divertimento che ormai non esistono più, ma che avevano caratterizzato tutta un'epoca. Il primo che ascolteremo è un grande classico del Tabarin, si tratta di Vipera, una canzone che anche nelle liriche è molto suggestiva, molto tipica dell'epoca, di questa donna che ha una vipera intorno al braccio, insomma, tenta l'uomo che non riesce a resistere. C'è anche la figura della mamma che sogna delle cose che succedono al suo figliolo, insomma, secondo me davvero è un po' uno spaccato del momento. La ascoltiamo in un modo in cui forse, possiamo immaginarlo, l'ascoltarono anche i militari in trincea con questo piccolo grammofono, che è un modello poi promosso come un modello da trincea per i soldati inglesi. Infatti si chiama Decca Trench, che significa proprio trincea in lingua inglese, e fu effettivamente portato dai militari inglesi nelle trincee della Grande Guerra. Quindi lo ascolteremo un po' immaginando di essere anche noi in trincea assieme a loro ad ascoltare un disco di musica popolare dell'epoca. Vipera. Come on.
canzone che idealmente chiude questo ciclo brevissimo di canzoni popolari che andiamo ad ascoltare, ed è Addio Tabarén, un brano celeberrimo che forse ancora oggi qualcuno di voi conosce e avrà sentito. Fu composto poco dopo il termine della Grande Guerra e davvero chiude questo ciclo del Tabarén, anche idealmente. Forse il Tabarén è stato anche una delle ragioni, sicuramente non la principale, ma una delle ragioni che portarono allo scoppio della Grande Guerra, che insomma lo sappiamo, non scoppiò per un vero motivo. Sì, ci fu l'attentato, eccetera, ma sono davvero motivi futili. La vera ragione per cui scoppiò è che c'era stato un accumulo di armi incredibile in quasi tutte le nazioni europee, e quando si accumulano molte armi, alla fine le si impiega anche. Le ragioni specifiche sono veramente modeste per lo scoppio di un conflitto di queste dimensioni. Dicevo, l'atmosfera del Tabarén, con la sua lascivia, questi gentiluomini che trascorrevano tutta la notte al Tabarén, e diciamo un gentiluomo non era considerato tale se non rincasava all'alba del giorno successivo, dissipando intere fortune in questi luoghi di divertimento, forse portarono a una rabbia sociale che spinse molte persone a voler chiudere con quest'epoca, la Belle Époque possiamo chiamarla, e lanciarsi in un conflitto che almeno nel loro pensiero avrebbe mescolato tutte le carte e cambiato completamente la società. La canta nuovamente il tenore Daniele Serra, di cui abbiamo accennato prima, che fu un grande protagonista del Tabarén, e qui in un certo senso canta del suo stesso mondo che sta scomparendo mentre proprio gli sparisce da sotto i piedi. Nel successivo periodo fascista non si sa se per sua convinzione o perché fu utilizzato dal regime a fini propagandistici, cantò qualunque canzone di regime, anche la più becera, fino a distruggere completamente la sua carriera. Dopo la Seconda Guerra Mondiale provò addirittura a riproporsi sotto pseudonimo per non essere riconosciuto, ma non trovò tutte le porte sbarrate e non ci fu verso di proseguire. Al punto che oggi di lui non sappiamo quasi nulla, non conosciamo nemmeno la sua data di nascita. Ed è quasi incredibile se pensiamo che in questa epoca di cui stiamo parlando fu forse uno dei cantanti popolari più celebri in assoluto. Sarebbe come se oggi non conoscessimo la data di nascita di Lucio Dalla o qualcosa del genere. Ascoltiamo quindi Addio Tabarén, cantata da Daniele Serra. Di studenti, ormai dottori, ma contenti, cantando addio città, verso la stazione se ne va, ma presso ad una gran vetrata, da mille luci avvescata, si indugiano tutti ancora un po' a ricordarsi, scende poi vo, addio Tabarén, paradiso di volontà, che inghiottivi nel ventre dorato i soldi di papà. Amare, gente tango ci mi è posto, danzatrici e cocotte, passato il tempo folle ormai, tu mai più ci vedrai, tra i tuoi rossi laggiù, laggiù, mai più. Un terribile male nel bianco letto d'ospedale, se nuor la belle l'etuale dei bal Tabarén. Amici, amici affezionati, le son d'intorno desolati, coraggio, pensa che laggiù t'aspettan tutti, ormai non più. Addio Tabarén, mie reggi smaglianti d'or, gai e foli mercati di brezza e di fugaci amor. Amare, quanto mio mi desti tu, da quel dì che laggiù la carezza d'un tango mi chiamo, e a scordarmi aiutò, che dovevo finire. Un dì, così.
gente che di miseria muor. A me se il cancan del tuo carro ne val, spegni il grido che sai fatalmente verrà la ribellione. Preme ormai la legion di vincerlo e d'aver un pan domani. Dedicato alle canzoni popolari, e torniamo invece ai canti che caratterizzarono le operazioni belliche della Grande Guerra. E in rappresentanza di tutti i canti risorgimentali che tornarono in voga, perché la Grande Guerra fu propagandata come una sorta di quarta guerra d'indipendenza. Oggi questo fatto gli storiografi l'hanno molto molto sminuito, perché sia per il tipo di combattimenti, che furono completamente diversi rispetto a quelli delle tre guerre d'indipendenza, sia anche per lo spirito con cui venne combattuta questa guerra, che non era solo una guerra che intendeva riannettere territori che erano italiani per lingua e per tradizione, ma aveva anche mire espansionistiche in Jugoslavia e in altri territori dell'ex impero austro-ungarico, che oggettivamente di italiano avevano ben poco. Dicevo, non viene più considerata una quarta guerra di dipendenza, ma all'epoca fu propagandata come tale, e a chi vi partecipò venne anche data una medaglia in cui proprio era iscritto che avevano partecipato alla quarta guerra di dipendenza. Di tutti questi canti risorgimentali che tornarono, per così dire, di moda, come La Bella Gigogino, l'inno di Garibaldi e altri, sentiremo La bandiera tricolore, un canto anche questo conosciutissimo che sono certo tutti voi avete già ascoltato. Cercando in giro ho trovato il testo di questa canzone attribuito spesso a Francesco Del Longaro. In realtà Francesco Del Longaro ha scritto un'altra lirica dedicata al tricolore, simile se vogliamo, ma non questa. Queste parole qua in realtà sono state composte da un anonimo di cui non sappiamo nulla, che di nuovo è curioso visto che è un canto così, così popolare. Ci sono alcuni riferimenti che a noi oggi suonano un po' scuri, come stracceremo il giallo e nero. Si tratta di parole chiave che a noi non dicono più molto, ma che all'epoca erano chiarissime a tutti. Chiunque avesse alluso al giallo e nero o alla polenta e cose del genere si riferiva indubitabilmente alla bandiera austriaca, che era il nostro nemico, e spesso veniva richiamato con così dei suggerimenti per non far capire troppo bene agli austriaci, che all'epoca insomma comandavano in alcune zone oggi italiane, che si stava parlando male di loro. Ascoltiamo La bandiera tricolore. Thank you.
Molto suggestivo come è cantata questa canzone, un piccolo corretto misto maschile e femminile che secondo me ricrea un po' l'atmosfera di quei piccoli salotti borghesi degli interventisti in cui ci si trovava, si discuteva di politica e poi magari le signore che si avvolgevano nella bandiera tricolore intonavano insieme agli uomini questi canti patriottici, insomma, per darsi un po' di coraggio e proseguire con le proprie idee politiche. Ma lasciamo i salotti borghesi e torniamo invece nelle trincee, di nuovo con un disco cantato e segnato così in etichetta da un coro di ex combattenti, quindi di persone che davvero nelle trincee c'erano state, e ci presentano in rapida successione tre assaggi di canti di guerra tipici del periodo. Il primo è Montenero. Il Montenero è stato uno dei primissimi obiettivi conquistati dal Terzo Alpini e celebre per una frase che in realtà in questa versione non sentiremo perché il canto si ferma prima, che è il colonnello che piangeva a veder tanto macello, che ci dà l'idea di come subito il conflitto sia diventato molto molto sanguinoso, al punto che persino gli ufficiali avevano pietà di quanto stava succedendo alle loro truppe. Successivamente c'è una canzone che non ha un vero contenuto militare, si intitola Di là dal Piave, cita il fiume Piave, ma non episodi militari. E si conclude infine con La Rosina Bella, che è una vera e propria filastrocca che si cantava per puro divertimento, ma che tuttavia se voi cercate in qualche testo specialistico su questo tipo di canti, vedrete che è classificato come canto di guerra, perché effettivamente come passatempo, e anche solo un po' per rallegrare, i soldati effettivamente cantavano anche filastrocche di questo tipo. Il Terzo Alpini con la vigilia, non te ne ero a convinta, il Terzo Alpini con la vigilia.
Abbiamo appena accennato al ruolo che hanno avuto gli ufficiali dell'esercito nella Grande Guerra e ascoltiamo adesso un canto che in un certo senso è un omaggio a loro, perché se ci fu strage di fanti e di alpini, non meno ci fu strage anche di ufficiali che, soprattutto quelli di basso grado, condividevano le sorti dei propri reggimenti. Furono sterminati a migliaia, tanto che anche per loro molto rapidamente fu necessario mettere in piedi una sostituzione con ufficiali di complemento. Praticamente al termine del primo anno di guerra si può dire che l'esercito regolare italiano fosse stato completamente annientato e fosse stato necessario rimpiazzare quasi tutti gli ufficiali con ufficiali di complemento. La canzone che andiamo a ascoltare è Il Testamento del Capitano, anche questa celeberrima, non avrebbe quasi bisogno di presentazioni, però forse qualcuno di voi si è soffermato a pensare sulla stranezza di questo testo, questo capitano che chiede che il suo cuore sia fatto a brani e diviso tra diverse persone, che è una cosa abbastanza inusuale, anche un po' cruenta se vogliamo. E le ragioni di questo sono il fatto che questa canzone riprende un canto molto più antico, che è il Testamento spirituale del Marchese di Saluzzo, un canto addirittura del 1500 e che quindi in un certo senso ci arriva da un'epoca tardi medievale in cui questo tipo di figure retoriche era più in uso che non per noi oggi, insomma, vediamo in modo un po' cruento questo fare a brani il proprio corpo e distribuirlo presso altre persone. Ascoltiamo Il Testamento del Capitano, cantato dal celebre coro della Società degli Alpinisti Trentini. Yeah.
trincea, di nuovo con un coro di congedati, che ci canta Dove sei stato mio bel albino, una canzone secondo me che ha un testo particolarmente suggestivo, perché c'è una ragazza, possiamo immaginare una valligiana, che rincontra il suo alpino, di cui probabilmente è innamorata, che lo vede come trasfigurato, pallido e stanco, e gli chiede cosa abbia prodotto questo cambiamento. E questo alpino gli risponde con una sequenza di immagini vere e proprie, gli dice che è stata una bombarda sul Monte Grappa a farmi cambiare colore, che è stato il fumo della mitraglia a farmi cambiare colore, e così via, richiamando tutta una serie di episodi bellici davvero spaventosi. Per una volta tanto però il canto non si conclude in tragedia, perché anzi questa ragazza si propone di far tornare il bel colorito sano del suo alpino, portandolo a letto per una notte d'amore. È anche molto interessante il modo in cui questo brano è cantato da questo coro di congedati, perché riprende il modo in cui effettivamente queste canzoni venivano interpretate in trincea. Come spesso capita, c'era una persona che magari aveva avuto una piccola istruzione musicale o comunque era più capace di ricordare testi, più intonato dei suoi commilitoni, che proponeva una strofa e poi la strofa veniva ripetuta in coro anche da tutti i suoi commilitoni. E questo canto è cantato proprio in questo modo, c'è un capocoro che da là ricorda tutto il testo della strofa e poi tutti in coro ripetono lo stesso testo. Ascoltiamo Dove sei stato mio bel albino. Del 1921, quando Maria Bergamas, una donna di umili origini, viene condotta nella Basilica di Aquileia,
e viene portata davanti ad 11 bare contenenti 11 soldati ignoti. I corpi di questi soldati erano stati cercati e trovati su tutti i principali campi di battaglia del fronte italiano e rappresentavano tutte le armi che avevano preso parte al conflitto, inclusa la marina, perché alcuni fanti di marina avevano combattuto lungo il Piave assieme agli altri reparti di fanteria. Maria Bergamassa aveva avuto due figli uccisi in guerra, il cui corpo non fu mai ritrovato, e venne in un certo senso scelta a rappresentare tutte le madri italiane che non avevano più neppure un corpo su cui piangere la morte del proprio figlio. Questa idea di scegliere un soldato ignoto che li rappresentasse tutti segue la scia di quanto era già stato fatto negli altri paesi alleati, Francia, in parte anche Inghilterra, e fu un importantissimo rito collettivo italiano in cui davvero l'Italia si unì e si riconobbe come una nazione unica. Il corpo che Maria Bergamassa scelse venne caricato su un feretro militare, un affusto di cannone caricato su un carro ferroviario costruito appositamente, e fece un lentissimo percorso da Aquileia fino a Roma. Impiegò moltissimi giorni, perché in ogni stazione che incontrava lungo il percorso il treno veniva fermato da una folla innumerevole di persone inginocchiate che volevano deporre fiori, corone d'alloro e salutare il feretro che transitava. Giunse infine a Roma il 4 novembre, proprio la stessa data di oggi, dove fu tumulato infine in quello che era il Vittoriale, che diventerà poi l'altare della patria. Vittorio Emanuele III, con l'occasione, motu proprio, decorò il corpo contenuto nel feretro con una medaglia d'oro a valore militare, intendendo così decorare simbolicamente con la medaglia d'oro tutti i soldati che avevano addirittura perduto la propria identità nel conflitto. Forse qualcuno di voi si è chiesto come mai, in particolare nel corso della Prima Guerra Mondiale, ci fu questo problema immenso di corpi che non furono più trovati o che non furono più identificati. In parte senz'altro dovuto al fatto che le armi ormai avevano un potere distruttivo micidiale, per cui spesso le esplosioni proprio dilaniavano i corpi in maniera tale che non rimaneva quasi nulla da poter ricomporre, ma in parte dovuto anche al fatto che in molti reggimenti vi erano dei soldati cosiddetti irredenti. Si trattava di soldati appartenenti all'impero austro-ungarico, però di sangue italiano, diciamo così, e che avrebbero dovuto combattere nelle fila dell'Austria-Ungheria, ma che viceversa varcarono il confine in un modo o nell'altro e si arruolarono nell'esercito italiano per combattere contro l'Austria. Questi soldati, a differenza dei soldati regolari italiani, i quali se venivano catturati erano portati in prigionia, e per carità i campi di prigionia erano terribili, però diciamo la guerra per loro finiva lì, iniziava il combattimento con le malattie e gli stenti, ma il pericolo di prendersi una pallottola in fronte veniva a cessare. Per i soldati irredenti, viceversa, che erano considerati dei traditori, c'era l'immediata fucilazione o peggio ancora l'impiccagione. Per questa ragione i loro commilitoni, prima di partire all'assalto, si spogliavano completamente di ogni oggetto personale, si toglievano il piastrino di riconoscimento e lasciavano all'accampamento qualunque lettera o documento che potesse identificarli, di modo che se l'intero reggimento fosse stato fatto prigioniero e rastrellato dagli austriaci, per gli austriaci sarebbe stato praticamente impossibile capire le identità dei singoli combattenti ed identificare eventualmente gli irredenti da fucilare o da impiccare. Per questa stessa ragione, però, se qualcuno cadeva sul campo ed era magari sfigurato o comunque irriconoscibile, non c'era più nessuna possibilità di capire a quale persona appartenesse quel corpo caduto. E Maria Bergamas successivamente ebbe una vita ancora relativamente lunga, morì poi negli anni 50 e il suo corpo fu sepolto ad Aquileia insieme alle 10 bare degli altri soldati ignoti che lei non aveva prescelto, in un monumento molto suggestivo che vi invito a visitare. Si trova nel cimitero di guerra retrostante la Basilica di Aquileia. In occasione del rito collettivo della sepoltura del soldato ignoto fu anche composto un canto che adesso andiamo ad ascoltare,
lo canta di nuovo il nostro ormai vecchio amico tenore Daniele Serra, di cui abbiamo parlato tante volte. Come vedete era popolarissimo davvero, ha inciso una quantità di dischi incredibile. Si tratta di liriche per noi un po' desuete, con un linguaggio eroico tipico dell'epoca che a noi oggi non dice molto, ma è ciò nonostante un canto altamente simbolico, per cui lo ascoltiamo con grande rispetto e proporrei al termine della canzone di alzarci in piedi per un minuto di silenzio in memoria di tutte le vittime del conflitto. Il soldato ignoto. Credo ormai possiamo dire sarà un nome della lirica che non sarà mai più dimenticato nella storia. Forse non molti sanno che in realtà Caruso
non aveva un'estensione vocale degna di nota, raggiungeva a stento il do di petto, per cui molte delle sue incisioni erano abbassate di un semitono e cantava un si di petto al posto del do di petto. Ci si può quindi chiedere come mai un cantante che forse non aveva tutte le doti che noi oggi ci attenderemmo sia diventato così celebre all'epoca e la sua celebrità perduri tuttora. Le ragioni, a mio modo di vedere, sono due. La prima è che intanto con Caruso si chiude l'epoca del bel canto ottocentesco con i suoi abbellimenti e le sue leggerezze e si passa ad un canto molto virile, molto stentoreo, che tutto sommato è quello che ancora oggi piace e quindi fu un anticipatore, fu molto molto moderno e le sue incisioni tuttora sono fruibili e sono molto simili per interpretazione a quelle che ascolteremo andando oggigiorno a un teatro dell'opera. La seconda ragione, che è tutt'altro che indifferente, è che Enrico Caruso credette molto nell'incisione grammofonica. Molti dei suoi colleghi lirici videro l'invenzione del grammofono e del fonografo come una stramberia tecnica che non restituiva veramente la bellezza della loro voce, sembrava loro che fosse sminuita la loro arte e si rifiutavano di essere incisi. Caruso fece esattamente l'opposto, si trasferì per lunghi periodi negli Stati Uniti dove la grammofonia stava prendendo piede più rapidamente che non in Europa, incise moltissimi dischi, credette molto in questo nuovo strumento di diffusione musicale, ebbe grandissimo successo, i suoi dischi vendettero in una quantità di copie quasi incredibile, furono, potremmo dire oggi, un bestseller da classifica senza ombra di dubbio, tant'è che sopravvivono molte sue incisioni e ora ne ascolteremo una fra le tante. Anche di questo disco è abbastanza facile trovare dei dati precisi sull'incisione. Si tratta di quella tira, l'aria celebre del Trovatore, e l'incisione fu effettuata a New York l'11 febbraio del 1906. Andremo quindi ad ascoltare una voce che ha oltre 110 anni d'età. Finora, tranne qualche sporadica presenza femminile in qualche corretto misto, abbiamo ascoltato solo voci maschili e questo a mio modo di vedere la dice lunga su quale era il ruolo della donna negli anni della Grande Guerra, un ruolo assolutamente marginale, limitato, la donna doveva stare a casa, c'erano solo alcuni mestieri consentiti, uno era quello della cantante lirica, un altro quello dell'insegnante, poi rimanevano dei ruoli apprezzati in un certo modo ma deprecati socialmente, quali la cantante di tabaren, la ballerina, la chanteuse e cose di questo tipo. Per il resto la donna era esclusa, non aveva diritto di voto e ovviamente non prendeva parte alle azioni belliche se non nel ruolo marginale di crocerossina.
La cantante lirica che andiamo a ascoltare è Amelita Gallicurci, che a mio parere è stata una delle più grandi cantanti liriche di tutti i tempi, e forse ha avuto la sfortuna di avere il suo nome oscurato da altre grandi interprete successive come Renata Tebaldi ed altre, ma penso che ascoltando la sua voce senz'altro vi renderete conto del suo valore. Anche lei, come Caruso, credette molto nell'incisione grammofonica, si trasferì a sua volta negli Stati Uniti, dove svolse gran parte della sua carriera di cantante, e arrivata ormai alla maturità della sua carriera, ebbe purtroppo un problema alla ghiandola tiroide e dovette subire un'operazione in cui i chirurghi, conoscendo bene il suo mestiere, prestarono massima attenzione a non danneggiare i nervi che controllavano le corde vocali, ma l'operazione riuscì fino a un certo punto e il nervo, che prende il nome proprio di nervo di Gallicurci, non so se si chiama ancora così, ma all'epoca era stato dato questo nome a questo nervo che era al centro di questa operazione, fu leggermente intoccato e la sua carriera si arrestò. Oggi forse Amelita Gallicurci avrebbe potuto riprendere a cantare cambiando ruolo, magari passando al timbro di contralto. Abbiamo visto di recente molti tenori che in età avanzata hanno ricostruito una carriera come validissimi baritoni, ma all'epoca questo non si faceva e la Gallicurci interruppe le sue esibizioni e passò a una carriera comunque assai remunerativa di maestra di canto. L'ascoltiamo nell'aria della Traviata, sempre libera di Gio Folleggiare. Fa piacere, spero che questo piccolo sipario dedicato alla lirica sia stato di vostro gradimento. Torniamo però ai canti militari con un altro brano classico, Sul ponte di Bassano. È un canto che si rifà a un ponte in legno presso la città di Bassano del Grappa, e questa canzone veniva immancabilmente cantata dalle truppe di passaggio a Bassano mentre attraversavano il ponte.
Il tema è quello dell'amore, di nuovo tra una ragazza e un alpino, si presume. Questa ragazza però era già stata promessa in matrimonio dalla famiglia a qualcun altro. Si canta il dolore che ha per questo amore che non può essere corrisposto, e la canzone però ha un finale a mio parere molto molto moderno, perché la ragazza decide che se non può sposare l'uomo che veramente ama, non si sposerà più affatto. Lo ascoltiamo di nuovo nell'esecuzione del coro della Società degli Alpinisti Tridentini sul Ponte di Bassano. Sul Ponte di Bassano. Sotto molti aspetti quanto insomma, le atrocità che hanno contraddistinto questo conflitto, che fu particolarmente cruento. Nell'immaginario collettivo, almeno io credo, quasi tutti sono convinti che la Seconda Guerra Mondiale abbia fatto più vittime della Prima Guerra Mondiale. In realtà è l'esatto contrario. La Prima Guerra Mondiale ebbe molte più vittime. Forse noi, vedendo, non so, l'immagine dell'esplosione nucleare di Hiroshima, siamo convinti che sia stato un conflitto ancora peggiore, ma viceversa nulla ci fu di più terribile della Grande Guerra. Però per gli italiani dell'epoca fu una vittoria celebratissima, una vittoria molto desiderata, e quindi in un certo senso dobbiamo un po' riproporci, per rispetto a loro, di concludere con qualche brano più allegro che alluda al clima vittorioso con cui si è concluso il conflitto. Il primo brano che vi propongo è Le campane di San Giusto, una canzone che fu scritta proprio a Torino, qui in Piemonte, all'inizio della guerra,
e nuovamente parla di una vittoria finale di ragazze triestine che attendono i soldati per essere liberate. Fu cantata per tutto il corso della guerra, ma di nuovo si trattava solo di un auspicio, nessuno sapeva se veramente saremmo giunti a liberare Trieste. E va detto che purtroppo per molti di quelli che furono tra i primi a cantare questo canto, Trieste rimase un miraggio, perché tra i soldati che furono mandati in prima linea allo scoppio del conflitto, ben il 90% furono uccisi o rimasero feriti, per cui davvero per chi aveva iniziato la guerra fin dal principio vi è stata la quasi certezza di non tornare più a casa integri. Chi iniziò più tardi ebbe più possibilità di far rientro salvo, ma per i primi soldati che partirono davvero le possibilità di tornare dai propri cari furono davvero bassissime. Devo avvertirvi che di nuovo ascoltiamo un'incisione d'epoca. Le liriche di questo brano sono state, è un brano che si canta ancora nei cori, ho sentito mia cugina proprio cantarlo poco tempo fa, ma con delle liriche che sono abbastanza cambiate, perché questo testo fa riferimento anche a Fiume Italiana, al Carnaro liberato, tutti i territori che successivamente sono stati perduti dall'Italia. Fiume in particolare era stata tenuta dal comandante D'Annunzio con i suoi legionari, se ricordate, che fu scacciato via a cannonate da noi stessi, da altri italiani, nell'episodio che è noto come Natale di Sangue. Per cui le liriche a un certo punto furono completamente rivedute, tutti questi fatti sono stati cancellati. Io ho provato in tutti i modi, anche ascoltandolo in cuffia, di capire il testo originale, ma essendo cantato da un coro è difficilissimo, molte parole non si capiscono, e ho cercato di trascrivermi almeno un testo guida che consenta di comprendere alcuni passaggi, e anche in internet non ho trovato purtroppo nulla, mi scuso se il testo è impreciso. Ascoltiamo Le campane di San Giusto. Thank you.
siamo davvero, ci avviamo alla conclusione e torniamo per un'ultima volta in trincea con il nostro coro di ex combattenti che di nuovo ci propongono quattro canzoni in rapida successione che ci parlano anche proprio di congedo, di smobilitazione e finalmente di ritorno a casa. Il primo brano è Come porti i capelli, di nuovo una canzoncina allegra che non avrebbe nulla di militare se non fosse che classificata proprio come canto di guerra, perché è ben noto che fu cantata nelle trincee e questo disco in effetti ce lo testimonia, e tutti voi la ricorderete anche reinterpretata da Cocchi e Renato con risvolti redanciani. Segue Ufficiale di picchetto e O macchinista, che sono quasi la stessa canzone, spesso le si trova incrociate anche qui con una miriade di liriche che vengono adattate anche a singoli casi. Si cantava ancora nelle caserme finché c'è stata la leva, adattata al sergente o al tenente di turno che veniva più o meno sbeffeggiato. In questo caso qui proprio vediamo il tema della smobilitazione, del ritorno a casa. E si conclude infine il canto con Era bella come gli orienti, che nuovamente è in realtà una canzone risorgimentale, un canto passatempo di caserma, che come molti canti risorgimentali, l'abbiamo già accennato, era tornato in voga nel corso della Prima Guerra Mondiale. Solo con una piccola nota storica, c'è da dire che con la conclusione e la vittoria della guerra, il ritorno a casa dei nostri soldati fu tutt'altro che immediato. Perché si era venuto a creare un clima di violenza e di esasperazione, soprattutto verso la fine del conflitto, per cui le autorità si rendevano perfettamente conto che rimandando di colpo questi soldati a casa si sarebbe inevitabilmente creato un clima rivoluzionario o di sommosse, per cui sia con l'intento di bonificare più o meno bene i campi di battaglia, ma sia proprio per trattenerli ancora sotto le armi e evitare che si riversassero in massa nelle città persone che ormai erano abbrutite e abituate ad uccidere in tutti i modi e anche proprio addestrate a non avere più nessun rispetto dell'autorità del grado. A soldati semplici veniva detto di sparare in testa a un generale se solo gliene capitava l'occasione, un fatto che era assolutamente impensabile fino nelle guerre risorgimentali. Ci si rendeva conto che era necessario temporeggiare prima di rimandare tutti a casa. Non è un caso, in effetti, se alla Prima Guerra Mondiale seguì poi il Biennio Rosso e immediatamente dopo la rivoluzione fascista, con le conseguenze che tutti conosciamo. Furono promesse ai soldati molte terre e riforme importanti per convincerli a rimanere a combattere e via discorrendo, ma non appena la guerra fu conclusa, di queste riforme e di queste promesse non si vide nulla, e fu proprio il fatto di cui Mussolini approfittò per prendere potere e consenso presso i cittadini italiani. Ascoltiamo quindi per un'ultima volta i nostri ex combattenti che ci cantano quattro canzoni che hanno contraddistinto il loro tempo in guerra. Come porti i capelli bella bionda, e tu li porti alla bella marinara, tu li porti come l'onda in mezzo al mare. In mezzo al mare ci sta un camin che vomano, e in mezzo al mare ci sta un camin che vomano.
arrivo sulla Sicilia da liberare a cannonate, abbiamo trovato anche un momento che oggi definiremmo demenziale, con cui insomma i soldati cercavano un po' di fare allegria in un clima che senz'altro era tetro come quello dei campi di battaglia. Abbiamo concluso così il nostro percorso, bisognerebbe cercare di dire due parole conclusive su quello che fu questo conflitto, forse per me è un compito davvero troppo vasto, per cui cercherò di dare qualche chiave di lettura facendo mia una frase molto celebre di Benedetto XV che definì la Grande Guerra come un'inutile strage. Non lo dico come un banale messaggio pacifista, perché è assolutamente inutile richiamare l'idea del fatto che l'Austria ci avrebbe concesso questi territori in cambio della nostra neutralità. È ovvio che regolati i conti con la Francia, l'Inghilterra e la Russia, quei territori se li sarebbe ripresi inutilmente, quindi il conflitto da questo punto di vista non era evitabile. Fu senz'altro una strage, l'abbiamo richiamato in tutti i modi possibili e immaginabili, questo è indiscutibile, ma fu anche a mio modo di vedere inutile, perché come tutte le guerre non risolse nessuno dei problemi che intendevano essere risolti con questo conflitto. Non solo non le risolse, ma anzi contribuì a crearne di nuovi, e il modo in cui i territori furono spartiti al termine della guerra ai tavoli di pace portò delle conseguenze gravi che ci trasciniamo in larga parte ancora oggi. Tutta la situazione dei conflitti in Medio Oriente, le varie crisi del canale di Suez, persino la nascita dell'ISIS o IS, come lo vogliamo chiamare, sono tutte conseguenze di una catena di eventi che partono con la Seconda Guerra Mondiale. La Prima Guerra Mondiale. La Prima Guerra Mondiale pose fine a imperi e nazioni prospere e civili, come quello dell'Austria-Ungheria, che fino a quel momento era considerato un esempio assolutamente fulgido di convivenza pacifica tra popoli diversi che parlavano lingue diverse e che vivevano assieme in prosperità, in un certo senso anticipavano la nascita dell'Unione Europea. Nazioni intere, prospere e floride come la Prussia scomparvero completamente dalla cartina geografica, e anche noi nel nostro piccolo, anche se non consideriamo il fatto che Fiume oggi si chiama Rijeka, Caporetto, vi invito a trovarla sulla cartina geografica, vi suggerisco si chiama Kobarid, tanto per capirci, andate a vedere dove si trova oggi rispetto ai confini italiani, ma al tavolo della pace, e nessuno ancora ha capito bene perché, ci fu consegnato l'Alto Adige, meglio noto come Sud Tirolo, a seconda delle angolazioni da cui lo si vede, che dopo 100 anni esatti continua ad essere un problema. Avrete letto sui giornali di recente la questione del doppio passaporto, i diplomatici italiani, i diplomatici austriaci che litigano. Sembra incredibile, i ragazzi di cui abbiamo parlato questa sera sono stati quasi dimenticati, avevamo promesso loro che sarebbero stati i nostri eroi per sempre, ma come vedete in questa sala di ragazzi che ricordano loro coetanei ne vedo ben pochi, ci sono solo persone della mia età o superiore che hanno coscienza di quello che accade all'epoca, ma ai ragazzi di queste storie interessa relativamente poco, eppure alcuni effetti, come questo del Sud Tirolo, si vedono ancora adesso e sono vivissimi. Per queste ragioni io, nel pieno rispetto delle idee politiche di ciascuno di voi, vi invito però davvero a riflettere e dubitare delle parole di chi per un puro calcolo elettorale, quando non per mascherare sue colpe o colpe nostre collettive, vi invita a fantasticare un mondo in cui l'Unione Europea non esiste più o l'Italia esce dall'Unione Europea, perché quello che ci ha garantito tutti questi decenni di pace, è inutile nasconderlo, è esattamente l'Unione Europea. E non dimentichiamoci nemmeno che nell'ambito dell'Unione Europea e nell'ambito mondiale l'Italia comunque, per quanto perfettibile, per quanto tutto sia migliorabile, è un paese che appartiene al G7, cioè è una delle sette nazioni più prospere del pianeta, e eccetto per queste sette nazioni tutto il resto del mondo desidererebbe essere Italia. Io credo che sia molto molto importante che questo non lo dimentichiamo mai, perché è giusto sforzarci di migliorare, è giusto cercare di riformare ciò che va riformato, ma cerchiamo anche di avere coscienza del paese in cui viviamo e delle condizioni sociali e economiche di cui noi ci avvantaggiamo. Per questa ragione desidero chiudere
questa serata concerto, non prima di aver ringraziato il sindaco di Lauriano e Silvana Bosso, che ha molto collaborato alla realizzazione di questa serata, eccola qua, Giorgio De Giorgi della Proloco, e Cristina, che credo non sia in sala, ma ha curato la stampa dei libretti. Eccolo qui, ciao. Chiudiamo ascoltando l'inno alla gioia, che secondo me, posso permettere un piccolo inciso, non è una traduzione particolarmente bella, perché Andy Freud, a mio modo di vedere, andrebbe tradotto come un inno alla felicità che dà l'amicizia. L'amicizia tra uomini, si intende. E siccome è l'inno dell'Unione Europea, vi chiedo nuovamente, gentilmente, di alzare in piedi. Grazie.